raccontarvi la storia dei martiri di Cefalonia, un pezzo di storia non troppo conosciuta nella nostra Italia dell'ultima guerra mondiale. E lo faccio attraverso la storia di due finalesi, due ragazzi che erano nati nel 1914, Paolo Guido e Vittorio Barillaro. Erano contadini come molti a quel tempo ed erano stati chiamati per andare in Grecia appunto ad occupare questa zona, chiamati nel 18° reggimento della fanteria nella divisione Acqui. Erano sposati da poco con due figli piccoli e ovviamente le loro braccia erano una risorsa importante, ma nonostante questo la patria li aveva chiamati e quindi hanno dovuto lasciare le loro famiglie e le loro terre per raggiungere queste isole greche di Cefalonia e Corfù. Ma facciamo un pochino di storia. L'8 settembre segnò l'armistizio e il proclama Badoglio disse che praticamente l'Italia, firmando questo armistizio con gli alleati, fece percepire a tutti i soldati che stavano combattendo che sarebbe arrivata la fine della guerra, mentre invece non fu proprio così. Iniziò un periodo molto brutto, sanguinoso e terribile per il nostro paese. Iniziò la resistenza contro le truppe naziste che già occupavano l'Italia, ma vennero ancora rinforzate, e l'esercito della nuova Repubblica Sociale italiana fascista rifondata da Mussolini, che quindi dentro il nostro paese crearono un'opposizione, una vera guerra civile tra gli stessi italiani. Quindi dicevamo, queste truppe dopo l'armistizio, specialmente quelle di stanza all'estero, si trovarono lontane e spiazzate, non avevano ordini precisi e non sapevano effettivamente che i loro nuovi nemici erano i tedeschi, che erano proprio gli eserciti con i quali stavano combattendo al fianco. Nel periodo appunto di questo, subito dopo l'armistizio, parlando appunto, tornando ai nostri ragazzi Paolo Guido e Vittorio Barillaro, come vi dicevo, si trovavano in queste isole greche ed erano comandati dal generale Antonio Gandin. Inizialmente il generale cercò di trattare con gli ufficiali germanici per una soluzione onorevole e incruenta. Subito sembrava che si potesse militarmente sistemare la cosa, mentre invece i tedeschi posero un ultimatum alle truppe italiane e imposero la scelta tra tre opzioni: combattere al loro fianco, cedere le armi o combattere contro di essi. Il generale consultò i suoi soldati con una sorta di referendum. E tutti, alla stragrande maggioranza, scelse di dare battaglia ai tedeschi, quindi continuare a servire il loro re e la loro patria. Questi ragazzi, senza alcun miraggio di vittoria, donarono quindi la loro vita per mantenere fede al loro giuramento, e quindi riscattando la dignità di un paese che era stato, alla fine, suo malgrado, coinvolto in una guerra feroce, in un'alleanza con Hitler e i nazisti. Pensate che la divisione Acqui era formata da 11.000 uomini. Vennero considerati ovviamente traditori dai tedeschi e quindi subirono la sorte peggiore. La maggior parte di essi morirono in battaglie impari, mitragliati dai cacciabombardieri tedeschi, i famosi Stukas, oppure furono barbaramente decimati. Molti di essi annegarono in mare perché vennero imbarcati come prigionieri su navi che poi vennero affondate appositamente da mine. Tristemente famoso è anche l'episodio che ricorda 136 ufficiali che furono trucidati nella zona di San Teodoro, la cosiddetta Casetta Rossa. La storia di questo massacro è raccontata dai due cappellani militari in alcuni libri che spiegano che cosa successe in quei momenti terribili alle nostre truppe. Le esecuzioni sommarie e la barbarie nazista proseguirono anche dopo questa battaglia. I corpi dei militari furono nascosti in fosse comuni o gettati nei pozzi. Molti furono lasciati preda degli animali, alcuni legati e gettati in mare appesantiti da zavorre. Gli abitanti dell'isola,
che avevano accolto abbastanza di buon grado gli italiani e la loro occupazione, per pietà ma anche per ragioni sanitarie, provvidero a molte sepolture. Vincenzo Guido, che aveva 3 mesi quando il padre partì per la Grecia, conserva ancora le lettere del padre in una cassetta. In queste lettere il padre chiede costantemente di lui e della famiglia. Conserva anche una sua foto. Da ragazzino ha atteso un suo miracoloso ritorno e ha trascorso la vita a collezionare libri, articoli e materiale che riguardano gli eventi di Cefalonia. Anche Ida, la figlia di Barillaro Vittorio, non ha mai conosciuto suo padre, era troppo piccola. Ed entrambi, pensate, non hanno mai saputo quale sorte toccate i loro genitori, come sono morti e dove. Entrambi quindi sono ora in attesa che venga posto un monumento che ricordi i loro padri qui a Finale Ligure, in un consiglio comunale del 25 aprile dell'anno scorso è stato votato all'unanimità la proposta di creare un monumento, una lapide, una targa che ricordi questi due nostri concittadini finalesi morti a Cefalonia. Ricordare il loro sacrificio è doveroso, è necessario. E noi vogliamo ricordare in questo piccolo contributo Paolo Guido e Vittorio Barillaro, morti a Cefalonia in Corfù, insieme ad altri 9.000 giovani.